Il movimento delle anche. Pieghiamo le ginocchia, muoviamo una gamba più avanti e una gamba più indietro, ruotando orizzontalmente il bacino. La parte superiore del corpo segue naturalmente il movimento del bacino. Durante questo movimento dobbiamo rimanere orizzontali, non sbilanciare il bacino a destra o a sinistra. Dobbiamo mantenere le gambe rivolte in avanti, non fare rientrare le ginocchia. Lo stesso movimento con una posizione più aperta e molto più ridotto, più concentrato, l'addome può aiutare questo movimento. Quando ruotiamo, tiriamo con l'addome. Lo stesso movimento in questa terza posizione. Il bacino si apre, si chiude, il ginocchio davanti rimane sempre rivolto in avanti. Il ginocchio dietro teso. Il movimento fa perno nell'anca sinistra in questo caso, nell'anca destra in questo. La parte superiore segue passivamente. Il viso rivolto in avanti, la colonna allungata. Eseguiamo in quest'ultima posizione, abbiamo il peso sulla gamba dietro, ruotiamo il bacino, mantenendo il ginocchio sempre rivolto in questa direzione, non lo portiamo all'interno. È sempre il bacino che si muove, la parte superiore segue passivamente. Manteniamo il respiro libero. Concentrati su dove avviene il perno del movimento. Poi torniamo nella posizione iniziale e ripetiamo il movimento iniziale lentamente. Facendo perno su tutte e due le anche.